Ciao ragazze, nuovo video Avon sui prodotti peggiori di Avon che ho provato, quindi sempre riguardo alla mia esperienza personale. Sono molti meno rispetto ai video dei migliori di Avon, sono qualche prodottino, anche perché per fortuna con i prodotti Avon mi sono sempre trovata, quasi sempre trovata bene, a parte con questi prodotti che adesso vi vado a mostrare. Allora, iniziamo dal make-up. Che mi sono trovata male con tre cosine. Allora, la prima è questo mascara, questo qui. Vi faccio vedere lo scovolino. Che questo mi sa che lo andrò a buttare. Guardate, vedete qui. Ed è proprio questo il motivo per il quale mi sono trovata male. L'ho utilizzato 3 volte. E alla quarta volta che sono andata ad aprirlo, l'ho trovato in questo modo, completamente secco, pieno di grumi, e quindi non mi è piaciuto appunto per questo, perché non è normale che un mascara, dopo 3 volte che lo si usa, si secchi e vada a formare i grumi. Quindi bocciato, strabocciato appunto per questo motivo, perché la scadenza qua è di 6 mesi addirittura. Si sa che il mascara va cambiato dopo 3 mesi, io però non li cambio mai, quasi mai dopo 3 mesi, aspetto sempre 6 mesi e poi addirittura se il mascara va ancora lo uso anche dopo i 6 mesi. So che non va bene, però se il mascara vedo che è ancora buono, che non forma grumi, che non mi dà problemi agli occhi, io continuo ad usarlo. Però appunto questo dava 6 mesi e io l'ho usato tipo neanche un mese e già si è seccato, quindi no. È appunto questo qua. Forse non lo fanno neanche più, non mi ricordo. Se non lo fanno più, meglio per voi che non lo andate ad acquistare. Secondo prodottino è un lip gloss, che è questo qui. Questo è alla colorazione mango, è molto carina come colorazione, è un semi trasparente, ma la cosa che non mi è piaciuta è che dopo un quarto d'ora che lo si ha indosso, sparisce, completamente sparito. E non è che dici hai bevuto, hai mangiato, hai bevuto, hai mangiato. E quindi è normale che un lip gloss o un rossetto tendano ad andare via. No, dopo, non so, io lo metto, non so, per uscire col mio ragazzo e devo aspettare quel quarto d'ora, 20 minuti che il mio ragazzo arriva, che viene a prendermi, o non so, me lo metto prima di uscire di casa, prendo la macchina, vado dal mio ragazzo che ci metto mezz'ora, io quando sono là non ce l'ho più. Il lip gloss, ma proprio già da prima, 10 minuti, un quarto d'ora, e nonostante non abbiate fatto nulla con la bocca, quindi non avete né mangiato né bevuto, il lip gloss se ne va, quindi alla fine è come se non l'aveste messo. Quindi appunto è proprio per quello che questo lip gloss non mi piace e non posso neanche dire me lo porto dietro e lo ritocco, perché dovrei essere sempre lì a metterlo ogni 3 minuti, quindi bocciato anche quello. L'ultimo prodottino di make up che vi mostro è questo, che è la matita della Super Shock, la 2, quella con doppia punta, e io le ho quasi tutte le colorazioni, mi piacciono tutte tantissimo per come scrivono, per la loro qualità, eccetera eccetera. La cosa che non mi è piaciuta è che dopo qualche giorno che ce l'avevo, quello che succede è questo. Adesso questa combina, ho preso quella che si è staccata solo da un lato, comunque le altre addirittura si sono staccate da tutti e due i lati. Comunque vedete, si stacca a metà, quindi alla fine io ho mille matite perché non stanno attaccate come dovrebbero. L'ho messa tra i peggiori perché a me questa cosa non piace, il fatto che una matita si debba spezzare in questo modo. Per carità, la uso lo stesso, si può usare benissimo, perché basta aprirla e metterla sull'occhio e funziona bene. Però
Però appunto mi dà fastidio il fatto che una matita nuova si debba spezzare in questo modo. Magari con un po' di colla si andrebbe ad aggiustare, però comunque non lo trovo giusto spendere dei soldi per una matita che si specca, che si specca, che si spezza con così tanta facilità. Poi passiamo a questo prodottino qui che è una maschera, che ve ne avevo già parlato, che l'avrei messa qui, mi sembra, se non sbaglio. Ed è appunto questa maschera della Planet Spa. Ed è quella all'argilla. Non mi è piaciuta per niente perché, allora, innanzitutto ci mette 2 ore ad asciugare. Potete metterne anche un granellino, ma state tranquille che dovrete stare 1 ora come minimo ad aspettare che questa maschera si asciughi. Poi, dopo che siete stati 1 ora lì ad aspettare, 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 aspettare che questa maschera benedetta si sia asciugata, quando andate per rimuoverla dovete stare lì un'altra ora per riuscire a rimuoverla. Io ho fatto davvero tantissimo, quasi sempre le volte che l'ho usata, ho fatto davvero tanta 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 difficoltà a rimuoverla. Dovevo stare lì a sfregare, quasi a scorticarmi la pelle per riuscire a toglierla e non è bello, anche perché io vado a fare una maschera per comunque detergere il viso, purificarlo, eccetera, eccetera, e poi con sta spugnetta devo farmi i graffi per riuscire a toglierla. Una maschera, secondo me, deve essere facile da togliere. Infatti, nell'altro video vi ho consigliato quella ai fiori di loto, che è facilissima da togliere. Basta una passata di spugnetta e se ne va. Questa invece dovete fare almeno 5 passate di spugnetta per riuscire a levarla bene. E a volte io, convinta di averla levata bene, andavo poi a lavarmi la faccia o non so, a fare lo scrub e mi trovavo ancora residui di sta benedetta maschera all'argilla. Quindi non mi è piaciuta per niente, assolutissimamente bocciata, non la ricomprerò mai. Questa qui è quella del Planet Spa all'argilla, quindi diciamo una classica maschera all'argilla. Assolutamente no. Poi questo prodottino qui l'ho usato una sola volta e poi mai più e mai più lo userò. Mentre questo penso che probabilmente la vedrete nei prodotti finiti del mese perché sto cercando di finirla a tutti i costi per non tenerla lì. E il lip gloss idem lo continuerò ad usare, non so in quali occasioni. La matita idem, mascara, vabbè, lo butterò perché non è secco. Però questa comunque ho cercato di utilizzarli anche se non mi piacevano. Questa qui invece assolutamente no, ed è la crema depilatoria per il viso, questa qua, della linea Skin So Soft, se non sbaglio, sì, della Skin So Soft, questa crema qui. Allora, ho visto diverse recensioni, tutte l'hanno detto la stessa cosa. Infatti inizialmente ho detto boh, l'ho presa ma non la provo perché avevo paura appunto che facesse a me la stessa reazione. Però l'ho comprata, ho detto, se le mie clienti me la chiedono, devo sapere dire come funziona questa crema, cosa devono fare e in caso dirgli se fa delle reazioni allergiche. Io ho la fortuna di avere una pelle non troppo delicata, anzi è difficile che io trovo un prodotto che mi faccia allergia, a parte quelli per gli occhi, perché gli occhi li ho delicatissimi. Però neanche lì mi fanno allergia, mi fanno semplicemente lacrimare un po', ma qualsiasi cosa mi fa lacrimare, quindi è un altro discorso. Questa crema qui, una volta che io l'ho provata a mettere qua sui baffetti, l'ho messa, dopo ma neanche 10 secondi, ma dopo 9, dopo 8, dopo 5, ho iniziato a sentire un bruciore, un lieve bruciore. E siccome si sa che appena si indossa una maschera depilatoria e si inizia a sentire bruciare, si deve levarla immediatamente. Allora cosa ho fatto? Sono corsa in bagno, l'ho tolta immediatamente, mi sono ritrovata tutta dove avevo messo la crema, quindi qua rosso, ma rosso fuoco, cioè vi dico, ero rossa più o meno come il tubicino di questa maschera all'argilla. Ero rossa, 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 rossa. Il rossore mi è rimasto per 2 giorni e dopo un paio d'ore che avevo tolto la maschera, hanno iniziato a spuntare delle bolle, ma non bollicine di tipo pustole o brufoletti, no, no, proprio bolle, bolle d'acqua, come se
mi fossi veramente bruciata con qualcosa. Avete presente le bolle che quando si tocca, non so, la stufa o piuttosto che una pentola calda, o non so, il ferro da spiro, vi si formano delle bolle? Uguali, identiche. Quindi questa crema mi ha dato la stessa reazione che se avessi messo la faccia attaccata a una pentola bollente. Quindi dico, ho detto, cavolo, ho visto le recensioni e hanno dato questi problemi. L'ho usata, mi ha dato lo stesso problema, questa crema veramente fa schifo, ma stra schifo. Perché non è possibile che una crema depilatoria ti faccia venire la faccia come se avessi avuto delle ustionature. È una cosa impossibile e assolutamente... No, non provatela ragazze, veramente non provatela. Quindi, via. Poi, ultime due cosine, sono della stessa linea e sono queste due creme qui. Sono della linea Solution, della linea Complete Balance. Allora, c'è quella da notte e quella da giorno. Con quella da giorno mi sono trovata, è un nì con la crema da giorno. L'ho usata un paio di volte, non mi fa impazzire ma neanche mi fa schifo. Diciamo che ce l'ho, la finisco, non la ricompro. Questa è la cosa, però sta lì e continua, rimane lì, diciamo così. Quella da notte invece è un gel, ne avevo sentito parlare molto bene. Dicevo, scusate l'interruzione, ma mi era finita la memoria sulla schedina della videocamera. Appunto, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. È un gel da notte questa, e io l'ho... è andata giù la videocamera, vabbè, siamo dritto ugualmente. Sì. Vabbè, tralasciamo questo. Gli intoppi nei miei video ci sono sempre. È un gel da notte, ve l'avrò ripetuto penso mille volte, ma vabbè. L'ho usato pochissimo perché l'avrò messo forse una, due volte, poi ho detto no, assolutamente no. Allora, innanzitutto ci mette un secolo ad asciugare. Io mi ritrovavo a metterlo la sera prima di andare a dormire, la mattina in alcune parti del viso facevo così e mi rimaneva ancora la crema addosso nonostante ne mettessi pochissima. Altra cosa che non mi è piaciuta per niente è che anche nei punti in cui si asciuga rimane tutto appiccicoso, rimane un appiccicaticcio sul viso che è veramente una roba tremenda. Io la mattina per riuscire a togliermi quell'appiccicaticcio dovevo lavarmi la faccia 3-4 volte perché non andava via. Questa è la linea specifica per pelli miste, quindi per il mio tipo di pelle. Però non la ricomprerò mai perché non è possibile che una crema da notte non si asciughi mai. Rimanga ad asciugare per tutta la notte, cioè quindi in una notte addirittura non si asciughi, è una cosa impossibile, però è reale, e per di più che ti lasci il viso appiccicoso. Non mi piace, cioè io non ho mai trovato creme che mi lasciassero il viso appiccicoso e che non si asciugassero soprattutto. Cioè, col rischio di macchiare i cuscini. Cioè io non voglio una crema che la metto, mi sembra che si sia asciugata, vado a dormire e poi magari la mattina dopo mi ritrovo la chiazza di crema, quindi di unto sul cuscino. Cioè mi fa veramente, è una cosa che mi fa veramente schifo, non voglio star lì tutti i giorni a dover cambiare le federe ai cuscini. Perché? Perché io uso questa crema da notte, non mi va, non mi piace, quindi no. Ho visto altre recensioni di questa crema di ragazze che si sono trovate benissimo. Io purtroppo no, sarà che la mia pelle è una pelle mista strana, che quindi non sopporta questa crema, ma non lo so, credo di avere una pelle mista come tutte, però appunto non so perché la maggior parte delle, anzi tutte le recensioni che finora ho visto di questa crema sono tutte positive. Appunto per quello avevo voluto prenderla e provarla, ma attacca cala lì la sfigata che sono io, perché sono sfigata, mi è andata male, molto male, perché adesso ce l'ho lì e non la voglio usare, perché proprio non la voglio usare.
Infatti, questa crema la sto usando per dare i campioncini ai miei clienti in caso loro si possano trovare bene. Io lo dico, io guardate, io con questa crema mi sono trovata male, provatela, magari voi vi trovate bene. Alle persone al quale l'ho data non mi hanno detto niente, quindi non lo so. Però comunque bocciate anche queste due creme, perché con questa non vedo risultati, cioè la mia pelle rimane no, uguale sia che la metto sia che non la metto. E con questa mi viene appiccicosa come non so cosa, cioè sembra che ci ho messo il caramello sopra, quindi anche queste bocciate. Bene ragazze, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Io vi mando un super bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!